Acri hanno sottoscritto molto volentieri questo accordo, in cui abbiamo, penso, costruito un'opportunità per la società trentina. Abbiamo una grande competenza fiscale, abbiamo una capillarità come Acri sul territorio provinciale e l'abbiamo messa a disposizione volentieri sia di tutta la comunità, sia con grande responsabilità, cercando anche altri partner che ci consentono di dare un servizio migliore, di dare un servizio in più ai cittadini. Per cui in questa occasione, grazie ad ITAS, grazie al Polo Edilizia 4.0, siamo riusciti a offrire alla cittadinanza trentina un'occasione di approfondire questa normativa, innanzitutto che non è semplice, ma che consente, una volta compresa, di poter veramente migliorare le proprie condizioni di vita, riuscire a ristrutturare il proprio edificio, la propria abitazione, facendola diventare anche avanzata dal punto di vista energetico e facendolo anche se non si hanno redditi o patrimoni che consentirebbero in altre occasioni di poter affrontare questo tipo di investimenti, è, ripeto, una grandissima occasione che noi non vogliamo far perdere alle persone che vivono in questa provincia e quindi, appunto, da questa collaborazione con ITAS e con l'Edilizia 4.0 speriamo nascano tante grandi altre opportunità per tutti.